Signor Giuffrè, iniziamo con le solite domande in ordine al suo curriculum, alla sua appartenenza a Cosa Nostra. Se vuole illustrare alla Corte brevemente qual è stata la sua storia all'interno di Cosa Nostra, quando è iniziata e quando si è conclusa. Se mi sente. Parla con me, io non sento niente, signor procuratore. Sì, adesso mi sente ora? Ora sì, ora meglio. D'accordo. Allora, le avevo chiesto di illustrare alla Corte il suo percorso all'interno di Cosa Nostra, quando è entrato e quando si è concluso il suo rapporto con l'organizzazione Cosa Nostra. Sono entrato in Cosa Nostra nel 1980. Nell'86, come soldato semplice, nell'86 farò parte della 86-87 della commissione provinciale di Cosa Nostra, sarò capo mandamento di Caccamo e lo sarò fino al 16 aprile del 2002, quando sarò arrestato. Prego. Quindi il suo primo arresto risale al 2002, successivamente la scarcerazione? No, non l'ho capito e non l'ho sentito, signor Presidente. Le ho chiesto, dopo il suo arresto del 2, che risale, se non sbaglio, a marzo o a febbraio del 2002, lei successivamente viene riacquista la libertà quando? Io sono sempre, diciamo, fino al... ero in carcere fino al 2007 e poi successivamente sarà agli arresti domiciliari. Agli arresti domiciliari? No, oggi. Signor Giuffrè, la sento male, può parlare leggermente più forte? Faremo del nostro meglio, signor procuratore. D'accordo, se c'è qualche problema lo fa presente. Sì. D'accordo. Possiamo magari aumentare l'audio per favorire la comprensione delle domande del pubblico ministero? Chiedo ai tecnici. Sì. Fastidio. Vabbè. Prego, pubblico ministero. Sì, allora lei è stato capomandamento di Caccamo, la famiglia in cui è entrato nell'anno 2000 era la famiglia di Caccamo? Sì, confermo. Dopo l'arresto del 2002 viene scarcerato e posto agli arresti domiciliari, rimane agli arresti domiciliari fino a quando? Sono agli arresti domiciliari. Sì, per quanto tempo? Dal 2007 fino a oggi. Ho capito, ma dal 92, quando viene arrestato, lei non viene poi liberato successivamente nel corso del 93? Sarò arrestato nel 92 e nel 93 sarò scarcerato. Perfetto. Poi nel 94 avrò fatto un mandato di cattura e mi darò la latitanza fino al 2002, signor procuratore. Ecco, quindi il suo rapporto con la giustizia inizia in che data esattamente, il suo rapporto di collaborazione? Nel giugno del 2002, se mese più, mese meno. Quando lei era stato arrestato, con quali imputazioni? Con quali imputazioni era stato arrestato? Nel 92? No, a seguito del definitivo arresto. Nel definitivo arresto ero stato arrestato per omicidio Lima, strage e così via di seguito. Va bene. Senta, lei ha detto che è stato capomandamento dal 1987.
Vuole ricordare il suo mandamento, da quali famiglie era composto? Abbiamo la famiglia di Trabia, Ventimiglia, Termini Merese, Cerda, Sciara, Alia, Montemaggiore, Alimenusa, Roccapalumba, Vicate, Castronovo di Sicilia, Alia e Valle d'Olmo. Ok. Prego. Senta, in qualità di capomandamento, lei ha mai partecipato alle riunioni della Commissione Provinciale di Palermo? Sì, confermo. Vuole spiegare brevemente alla Corte quali compiti, quali attribuzioni, quali competenze aveva la Commissione Provinciale? Sì, deliberare, diciamo, i fatti più importanti che dovevano, le strategie, diciamo, per quello più importante all'interno di Cosa Nostra per quanto riguarda e mi riguarda nel contesto della provincia di Palermo. Senta, questa commissione partecipavano tutti i capomandamenti delle varie famiglie della provincia di Palermo. Della provincia. Prego. Nel corso di quegli anni lei può indicare quali furono gli argomenti trattati della commissione in sua presenza, almeno i principali, dico. Ah, di quelle che mi riguarda in questo minuto, in modo particolare per quanto riguarda il discorso nell'ultima riunione del 91 per quanto riguarda le stragi di Falcone e Borsellino, e diciamo c'è un discorso particolarmente importante che oltre a questo andava ad interessare anche quelle figure, quei personaggi politici che diciamo si erano fatti carico di responsabilità per aiutare Cosa Nostra, che poi magari si erano un pochino messi da parte, fra quale Lima, Andò e tanti altri uomini politici. Signor Giuffrè, scusi. Sarà ucciso lo stesso Falcone Borsellino. Prego, non ho sentito, sì. Signor Procuratore. No, le volevo chiedere, prima di inoltrarci in questo discorso che riguarda insomma la riunione che precede le stragi, volevo chiederle se brevemente lei è in grado così di esemplificare quali erano stati nel tempo gli altri temi che la Commissione aveva trattato nel corso delle varie riunioni. Vi erano discorsi che andavano ad interessare per ipotesi furte di dire che ci si doveva adoperare per la ricerca degli esecutori o anche dei mandanti in questo. Discorsi all'interno di Cosa Nostra anche politici, me ne ricordo uno in modo particolare nell'87, quando in quella sede Salvatore Riina asserì che non si doveva votare per la Democrazia Cristiana ma per il Partito Socialista. La lotta, diciamo, ai collaboratori di giustizia e anche ai familiari, come delibero all'interno di Cosa Nostra. Diciamo, queste sono quelle cose più importanti che mi vengono in mente in questo minuto, signor Procuratore. Sì. Senta, in questo frangente, prima ancora di
parlare delle stragi, le volevo chiedere, fare alcune domande, fare alcune premesse, e cioè, in quegli anni quali erano i rapporti tra Bernardo Provenzano e Totò Riina? La domanda. Negli anni che precedono il 91, tra l'87 e il 92. Veda, per rispondere alla sua domanda, cioè una domanda particolarmente complessa, particolarmente difficile, e da quello che io ho potuto constatare, le posso dire che il Salvatore Riina, una delle prime volte che ci siamo incontrate, disse che con Bino, cioè Provenzano, si sedevano assieme a discutere e si alzavano quando avevano raggiunto un accordo. E questo, diciamo che siamo attorno al 70, le prime volte che mi sono incontrato con il Salvatore, a parlare direttamente con Salvatore Riina. Scusi, signor Giuffrè, forse 80, abbiamo capito che lei entra in Cosa Nostra nell'80. 87 siamo, per questo modo, quando io parlo di aver incontrato Salvatore Riina personalmente, a sedermi a discutere con lui. Sì. Quindi da questo ragionamento, diciamo, sembra che vi era un accordo, ma l'accordo c'era, perché il Provenzano nella prima metà degli anni 80, per quello che mi riguarda, si muoveva in perfetta sintonia con il Riina, anche dopo. Quindi prima si mettevano d'accordo e poi si alzavano. Successivamente, sempre lo stesso Riina, attorno al 90, poi non mi ricordo con precisione, 90-91, di ragionamento un giorno me ne ha fatto un altro. Voleva, cioè, ridendo, domanda Bino quando usciva da casa, eccetera, eccetera, per gli incontri. Io, come ho detto tante altre volte, ho fatto finta di non capire questa domanda, e lui non ha insistito nel discorso, è rimasto qua. Quindi ho pensato che aveva degli interessi a sapere notizie. Lui ha aggiunto, vedi, io esco quasi sempre di pomeriggio. Ma la cosa, diciamo, che poi è più, cioè, questo distacco, questo contrasto, che ormai, diciamo, per quello che mi riguarda, lo posso datare nell'87, dopo le elezioni nazionali, quando il Benedetto ebbe il Bino Provenzano, mi disse: Totuccio questa volta sta sbagliando, nel senso di avere dato delle disposizioni per votare i socialisti. Quindi si è visto, ho visto, per meglio dire, che questa crepa fra il Provenzano e il Salvatore Riina si andava sempre più allargando. Quindi, per quello che mi riguarda, i contrasti tra il Provenzano e il Riina cominciano attorno all'86, perché prima erano in perfetta sintonia, diciamo che si occupavano il Provenzano di una parte della Sicilia, come ho detto tante volte, e il Riina, ecco, di altre zone. La vuole specificare oggi questa sorta di divisione territoriale fra i due, qual era?
a quali aree corrispondeva? Hanno raggiunto un accordo che si verificava, diciamo, se poteva vedere nei fatti. In modo particolare il Provenzano si occupava della parte est della Sicilia, in modo per ipotesi il nostro mandamento di Caccamo e anche Bagheria, un periodo di tempo anche San Mauro, questo è Verde, Farinella. Quindi diciamo che Caltanissetta e Denna rientravano nella zona di influenza di Provenzano, allora? Come? Caltanissetta e Denna erano province che rientravano nella sfera di influenza di Provenzano. Ci stavo arrivando, signor procuratore. Prego, prego. Per quanto riguarda le altre province, diciamo che Caltanissetta, Enna e diciamo buona parte di Catania era un pochino spaccata fra Riina e il Provenzano, perché aveva un ruolo importante il Madonia Giuseppe. Quindi poi successivamente restava Agrigento, Trapani, era perfettamente nelle mani, se ne occupava direttamente il Riina. Da tenere presente però che giustamente il capo di Cosa Nostra non era il Provenzano, ma era il Salvatore Riina, quindi tutti i discorsi che poi il Provenzano o prima o dopo, a seconda l'urgenza, diciamo, dovevano passare per mano di Salvatore Riina. Non so se mi sono spiegato. Chiarissimo. Senta, ma formalmente, quindi per ritornare proprio alle regole e alle cariche di Cosa Nostra, Riina e Provenzano che qualifiche avevano all'interno di Cosa Nostra? Che qualità? Riina era il capo provincia e il capo regionale, quindi era a capo della commissione provinciale di Cosa Nostra. Io, Bernardo Provenzano, insieme alla commissione provinciale, non l'ho mai visto, per essere preciso. Salvatore Riina, nello stesso tempo, era a capo della commissione regionale di Cosa Nostra, a cui questa commissione partecipavano tutti i capi e provincia di Cosa Nostra della Sicilia. Diciamo che da un punto di vista tutte le responsabilità gravavano, diciamo, sullo Salvatore Riina, però aveva, possiamo definire, il Bernardo Provenzano, dato la sua statura mafiosa, diciamo, avevano avuto un ruolo da lungo tempo assieme, facente parte della stessa famiglia Corleone, diciamo, aveva avuto delle deleghe su queste zone. Però il tutto, come le ho detto, passava sempre o dagli incontri diretti che i due avevano o tramite lettere o pizzine che i due si facevano in continuazione, scambiavano uno con l'altro. Prego. Senta, della commissione provinciale lei ha detto e ne dirà, in quanto oltretutto ne faceva parte, della commissione regionale a cui ha accennato ora. Può riferire alla Corte come lei era a conoscenza dell'esistenza di quale organismo e in quali occasioni, lei sa, questa commissione si ebbe a riunirsi per decidere su quali temi? L'83, ora non so di preciso, ci sarà 82, 83, ci sarà un grosso blitz nel palermitano. Qui si daranno alla latitanza in questo blitz anche diverse
personaggio importante di Cosa Nostra, di cui Michele Greco. Michele Greco che allora, in quel periodo, diciamo che era a capo della commissione provinciale e della commissione regionale di Cosa Nostra. Michele Greco, come ho detto, si è dato alla latitanza e è venuto a rifugiarsi nel mandamento che allora era di Ciccio Gentile Caccamo come capo mandamento. E diciamo che attorno all'83, dopo che Michele Greco era era latitante, a Caccamo, diciamo, in un fabbricato di proprietà di mio padre, si è svolta una riunione regionale di Cosa Nostra, presieduta da Michele Greco, che allora, cioè, anche se era una figura che ormai, diciamola tutta, contava ben poco come potere, sia a livello provinciale che a livello regionale, perché il tutto lo avevano nelle mani Totò Riina e il Provenzano. E appositamente si è fatta una riunione dove hanno partecipato la provincia di Caltanissetta, che Nitto Santa Paola aveva mandato un suo uomo di fiducia, Enna, Caltanissetta con Madonia e Giuseppe, se non vado errato, e Agrigento con e poi questo lo hanno, subito dopo lo hanno ucciso, e Bernardo Brusca, che faceva la vece di Salvatore Riina, come delega di Salvatore Riina di Trapani, non mi ricordo che c'era. Allora, cioè, in parole povere, in quella riunione a livello regionale sarà sancito, cioè Greco farà un passo indietro, non sarà ucciso, e ufficialmente, diciamo attorno all'83, diventerà 83-84, diventerà capo di Cosa Nostra sia a livello regionale sia a livello provinciale Salvatore Riina. Scusi, quali erano i compiti della commissione regionale? Andare a deliberare, a discutere i fatti più importanti che andavano ad interessare non solo Cosa Nostra per quanto riguarda la commissione provinciale, ma avevano dei problemi che andavano anche oltre alla provincia, quale quelle delle stragi, cioè fatti particolarmente gravi che poi si potevano ripercuotere sull'intero discorso mafioso nella Sicilia e probabilmente non solo. Prego, signor procuratore. Sì, a proposito di Agrigento, le ricorda se quella persona, il rappresentante poi ucciso, era Colletti? Perfettamente, questo mi ricordo che io non ho partecipato, diciamo, facevo gli onori di casa assieme a Ciccio Gentile, e vi erano state delle discussioni particolarmente animate, perché questo Colletti, da quello che si poteva capire, che poi ho capito in seguito, non era per niente d'accordo
che Michele Greco lasciasse il potere in mano ai Corleonesi. Come le ho detto, poi successivamente, subito dopo, era stato ucciso Carmelo Colletti. Carmelo Colletti. Senta una cosa, lei ha conosciuto Francesco Messina Denaro? Io Francesco Messina Denaro non l'ho presente e non so nemmeno, cioè non ho un ricordo se avesse partecipato a quella riunione, no, ho questo vuoto di memoria, signor procuratore. Ma non l'ha conosciuto personalmente, sa riferire se e che ruolo aveva in Cosa Nostra? Personalmente non ho avuto nessun rapporto con non Francesco Messina Denaro. Diciamo il padre di Matteo Messina Denaro, per non fare errore, diciamo che era a capo della, aveva un ruolo molto importante nella provincia di Trapani, diciamo che era il capomandamento del paese, diciamo, della città di Massimo Denaro. Quindi, di Castelvetrano, dice. Quando è perfetto. Anche se devo dire che con Francesco Messina Denaro non avevo avuto io personalmente nessun rapporto, devo altrettanto dire che nel finire degli anni 80, quindi 88-89 e forse anche 90, cioè in questi anni Palermo era frequentata da Messina Francesco, Messina Vincenzo come lo chiamavano, come soprannome, per non sbagliare, Mastro Ciccio. Questo l'ho conosciuto, l'ho incontrato diverse volte nell'autoscuola che frequentava a Palermo il Provenzano. Ho conosciuto Mariana Agate, che per un lasso di tempo 90-91 è uscito dal carcere, c'era Bianco Rosso che era del mio mandamento, sì, che faceva signor Giuffrè, scusi. Signor Giuffrè, scusi un attimo solo, torneremo su questo tema. Volevo così mantenere un ordine nell'esposizione e quindi parlare adesso, siccome lei ne ha già accennato in premessa, di come in quali condizioni si arriva a quella famosa riunione in cui poi si parlerà dinanzi a Totò Riina delle stragi. Quindi volevo capire che cosa accadde negli ultimi anni 80, nei primi anni 90, che cosa determina Cosa Nostra a organizzare le vicende che conosciamo, innanzitutto le stragi del 92. Che cosa accade? Quali sono gli elementi che portano Cosa Nostra, che inducono Cosa Nostra a questa decisione, ad assumere già questa decisione? Qualche elemento l'abbiamo già detto, signor procuratore. Prego. 87. Elezione politica. Perché? Cambiamento dalla democrazia, da quello che era noto, Cosa Nostra aveva sempre appoggiato la Democrazia Cristiana. C'è stato un cambiamento. Salvatore Riina ha detto appositamente in una riunione appositamente fatta, ma forse ce ne sarà più di una, e non si doveva votare assolutamente per la Democrazia Cristiana, che quindi si doveva passare ai socialisti. Perché questo? Perché ha detto di lui vi erano state
degli impegni che democristiani avevano preso e che non avevano cominciato a deludere. Il tutto, già questo, diciamo, questo momento dall'87 al 91, cioè si vedeva che nell'ultimo periodo degli anni 80 vi era qualche degli appoggi politici che venivano a mancare all'interno di Cosa Nostra. Successivamente ci sarà un altro fatto importantissimo: il maxi processo. Ora mi viene in mente la sua domanda di poco fa, che cosa si era discusso in seno alla Commissione. Mi ricollego al discorso ora del maxi processo. All'inizio del maxi processo, durante la prima fase del maxi processo, in seno alla Commissione, signor Procuratore, ha asserito che andrà tutto bene come processo, però, sono parole sue, mettiamoci il cuore in pace. La nostra bella associazione mafiosa, 6-7 anni ce la facciamo. Andrà tutto bene. Come vediamo, tra queste parole e i fatti c'è una bella incongruenza. E appositamente ancora una volta sta a dimostrare, non so se lui aveva degli elementi o delle garanzie, però come garanzie in collegamento al discorso dell'87 stento a crederci. E cercava di rassicurare, diciamo, perché giustamente là dentro c'erano tante persone che avevano parenti condannati all'ergastolo, malattia, fratelli, un complesso di cose. E successivamente distacco, che ritornerà di nuovo alla carica in seno alla Commissione in altre riunioni, poi dicendo non parlava più di nel tempo di che associazione la si doveva fare, ha detto chi si può aiutare, chi ha delle possibilità di aiutarsi con il legale, con quello che può per i propri familiari, cosa, che lo faccia pure. Quindi diciamo che già aveva detto che le cose che aveva nelle mani sue non cominciavano a sfuggirgli. E diciamo che il tutto precipiterà poi successivamente nel
discorso del maxi processo, che arriveranno i famosi ergastoli, le famose condanne. Diciamo che per Salvatore Riina questo, in virtù di quanto aveva detto lui, che c'era semplicemente un'associazione da farsi con gli ergastoli, non è uscito tanto bene. Quindi vediamo che anche nel contesto politico era più lungimirante il Provenzano che il Salvatore Riina, o per meglio dire, diciamola tutta, fra il Provenzano e i suggeritori del Bernardo Provenzano e il Salvatore Riina con i suoi suggeritori. Quindi diciamo che arriveremo al 91, dove già si vedeva, che si notava che c'era aria di crisi profonda, e si arriverà al discorso a sancire la guerra totale contro lo Stato e le sue istituzioni. Ma nello stesso tempo diciamo che era anche, si stava aprendo una guerra contro i politici. I politici più bersagliati allora erano Andreotti e Lima, signor procuratore, non sto qua, ma vi erano anche vari Andoi, vari Vezzini, altri Mannino, altri politici. Diciamo che a detta sempre dell'interno di Cosa Nostra avevano fatto promesse che non avevano mantenuto. Giustamente, per avvalorare il tutto, uccidere Salvo Lima, che era l'emblema della Democrazia Cristiana in Sicilia, penso che sta a dimostrare tante cose. Prego, signor procuratore. Senta, le volevo chiedere questo, ma prima di arrivare sempre a quella famosa riunione, il progetto di uccidere Giovanni Falcone... Pubblico Ministero, non voglio interromperla, prima che faccia la domanda. Poco fa, vedendola in piedi, l'ho vista anche ondeggiare. Se si vuole sedere anche per consultare meglio le carte, la Corte non ha problemi, anzi apprezza la costanza con la quale sta in piedi, ma non vorrebbe poi vederlo uscire fuori, abusare di questa sua pazienza. Certo. Grazie. Va bene. Piuttosto volevo dire anche al signor Giuffrè, se è stanco, possiamo andare avanti, signor procuratore. Quando ha qualche problema, insomma, ce lo fa sapere. Se avrò qualche problema lo farò presente, grazie. Grazie. Senta, le volevo dire questo. Quando nasce in Cosa Nostra il progetto di uccidere Giovanni Falcone e Paolo Borsellino? Non è un discorso che è nato nel 91 per quello. Io posso dire, per me, ne ho avuto la prova tangibile in quella riunione. Ma diciamo che già si parlava all'interno di Cosa Nostra di Falcone e Borsellino come dei nemici degli acerrimi nemici contro Cosa Nostra.
Ma tanto è vero che se la memoria non mi inganna, Borsellino cercavano di ucciderlo quando è andato a Trapani. Diciamo che poi è tutto nel 91, già nell'87, 87, 86 già si parlava, già, cioè era iniziata per quello che mi riguarda quella campagna cosiddetta diffamatoria nei confronti delle persone che poi piano piano vengono abbandonate e poi successivamente uccise. Quando parla di campagna diffamatoria allude a che cosa? Esattamente. Alludo a una campagna contro sia il Falcone che il dottore Falcone che il dottore Borsellino. Le cosiddette, le famose tragedie, diciamo, siciliane, se ne parlava in tutti i livelli, e male che avevano con le loro inchieste, con le loro persecuzioni, tante innocenti in galera, tante imprese che poi subentrerà anche un altro discorso, signor procuratore, il discorso degli appalti, cioè ci saranno un complesso di cose che si andranno a coagulare, che andranno a scoppiare, poi il risultato finale sarà quello delle stragi. Poi. Prego. Sì, era proprio questo che volevamo comprendere, come un discorso che va avanti dall'87, quindi alla metà degli anni 80, esplode improvvisamente, nel vero senso della parola, nel corso della primavera del 92. Quindi questo Redde Rationem che si registra in questa fase storica, lei ha fatto riferimento alle inchieste di entrambi, ha fatto riferimento agli appalti. C'è qualche riferimento specifico che deve fare? Ossia, queste indagini avevano rotto, diciamo, gli interessi specifici di Cosa Nostra in alcuni settori specifici degli appalti? Procuratore, viene fuori, si legge la connessione tra imprenditoria, politica, mafia, massoneria, la metto da parte, sono state fatte blitz particolarmente importante che hanno interessato anche gli uomini mafiosi degli Stati Uniti, sono state fatte, scoperchiate, diciamo, anche il discorso degli appalti è un discorso altrettanto importante, cioè arrivato a un certo punto si vedono anche scoperte, perché c'è un discorso di Andreotti, un discorso di Lehman, un discorso di altri politici, imprenditori che vengono, che sono a braccetto con i mafiosi, danno la loro tangente ai politici e ai mafiosi, cioè alimentano questa mangiatoia, in parole povere, signor procuratore, cioè il tutto si vede che tutto il meccanismo fa acqua fino ad arrivare al discorso degli ergastoli, che Salvatore Rina ne esce con le ossa rotte, che fa la figura di Cocò, come si suole dire in Sicilia, e quindi diciamo che siccome quando poco fa si parlava di contrasti tra Salvatore Reina e Bernardo Provenzano, ormai Salvatore Reina aveva una vita che faceva guerre e basava il suo potere esclusivamente sulla violenza. Se si fermava, se si fosse fermato,
era la sua fine. Quindi doveva, era ormai era entrato in un gioco che doveva continuare sempre ad andare avanti con la violenza. E questa violenza è sfociata poi a conclusione della sua carriera nelle stragi. Signor Giuffre, scusi, signor procuratore. Ma l'interesse di Cosa Nostra, lei ha fatto riferimento a Cosa Nostra americana, giusto? Ma l'interesse... Ha fatto interesse, riferimenti all'America e alle indagini di Falcone, immagino, legati all'attività, alle attività di riciclaggio. La verità, signor procuratore, Salvatore Riina per un periodo di tempo il tutto è dimostrato dalle raffinerie che c'erano anche nella provincia di Palermo, cioè aveva in modo particolare negli anni 80 e anche prima nelle mani il traffico dell'oppio, della morfina che poi veniva trasformata in eroina anche nei laboratori siciliani. E il mercato maggiore era negli Stati Uniti, c'erano i vari gambini, le famiglie mafiose degli Stati Uniti, quindi fra l'altro diciamo che erano tutte persone che provenivano dalla Sicilia, che da Castelvetrano, che dal Palermitano, che da Caltanissetta, che da Catania e così via di seguito. No? E quindi avevano degli interessi notevoli tra la mafia siciliana e la mafia americana. Ma lei ha mai avuto modo di percepire direttamente l'interesse di Cosa Nostra americana? Ha mai avuto modo di apprezzare questo interessamento di Cosa Nostra americana per le vicende siciliane, per le indagini di Falcone? Veda, il primo collaboratore di giustizia che ha, diciamo, fatto aperto in questa direzione, fatto luce, diciamo, è stato Buscetta. Immediatamente, diciamo, Cosa Nostra americana si è occupata, diciamo, di cercare di neutralizzare, e qua subentra automaticamente anche i procedimenti portati avanti dal dottore Falcone. Io ho vissuto una piccola pagina di questo contatto americano con un siciliano, dove un avvocato americano in modo particolare era venuto, lo sta bene, di Salvatore Riina, Raffaele Ganci, diciamo di tutte, in Sicilia per avere notizie, documentazione sulle contraddizioni da un punto di vista legale in modo particolare del Buscetta per cercare di bruciarlo. Tanto è vero che ci sarà una riunione in un albergo di Mondello tra me, un avvocato di New York, mi pare, o di Philadelphia, non mi ricordo più di dove era, precisamente in collaborazione con i Ganci, in modo particolare con Mimmo Ganci, in quella circostanza, per fornire stralci di verbale, libri e cose per quanto dove si venivano messe in risalto le contraddizioni del Buscetta, come ho detto, per cercare di neutralizzarlo. Ho capito. Scusi. Prego. Con Domenico Ganci, ho sentito bene? Sì. Dietro le quinte, diciamo che
Domenico Granci, per essere chiare e per chiarire, in assenza, quando il padre qualche volta è stato in carcere, portava avanti il mandamento di Raffaele Granci, che era il padre della noce, quindi aveva un ruolo molto importante, che partecipava alle riunioni pure della commissione provinciale al posto di Raffaele Granci. Prego. Scusi, questo avvocato americano, lei ricorda come, sapeva come si chiamasse? Il nome non me lo ricordo più, signor procuratore. Ma lei è stato autorizzato da qualcuno a parlare con questo signore? Io sono stato autorizzato, cioè prima sono stato informato da Giovanni Stanfa, da America, che aveva un ruolo importante dentro Cosa Nostra. Poi successivamente sarò autorizzato direttamente da Salvatore Rina, mi disse: quando poi sei a Palermo, se hai bisogno di qualche cosa, rivolgete a Mimmo Gancio. Senta, lei un tale Saro Naimo l'ha conosciuto? Ormai? Naimo, Saro Naimo. È un nome che non mi è nuovo. Però a questa maniera non riesco. Non è un nome nuovo. Ne ho sentito parlare. Ho capito. Non le viene nulla in mente in questo momento? In questo momento no. Senta, c'è una frase che pronuncia Giovanni Falcone nel corso del, credo, 91, nel corso di un convegno a cui viene data molta pubblicità. Nel corso di quel convegno Falcone dice due cose: che c'è una centrale unica degli appalti e che Cosa Nostra è entrata in borsa. Queste frasi di Giovanni Falcone. Che Cosa Nostra è entrata in borsa. Queste affermazioni di Giovanni Falcone hanno trovato eco, hanno avuto una risonanza all'interno di Cosa Nostra, ne avete parlato, sono state oggetto di colloqui. Giovanni Falcone, le posso tranquillamente dire che, come le ho detto in precedenza, che era considerato il numero uno come nemico di Cosa Nostra, questo non ho il minimo dubbio, e che il dottore Falcone, visto nell'ottica, diciamo, che aveva svolto un ruolo, cioè un compito, ed era entrato, vedeva delle cose con estrema lucidità, addirittura dentro Cosa Nostra era particolarmente, diciamo, preciso, per ipotesi questa affermazione che lei ha letto, che potesse avere qualche suggeritore mafioso che dava notizie al dottore Falcone. Diciamo che il nemico Falcone, tra virgolette, non era nato, lo vado a ripetere, signor procuratore, non era nato nel 91 semplicemente con il discorso del maxi processo, ma si era visto già a me lo avevano fatto vedere già l'86-87 all'interno, già come discorsi all'interno di Cosa Nostra, lo vedevo nei discorsi che facevo con Michele Greco, che poi è stato latitante. Avevo nelle mani io, signor procuratore, come avevo nelle mani i vari Presti Filippo, i vari Tenerelle e così via di seguito. Diciamo che il
dottore Falcone era stato, si aveva probabilmente anche paura, perché all'interno vi era anche, ma questo era Provenzano. No, signor Giuffrè, noi volevamo capire, mi scusi. Soleva dire, mi perdone, prego, signor Procuratore, che soleva dire che quando si uccide una persona si deve valutare il danno che si fa da vivo e che può fare da morto. Successivamente poi il Provenzano ha preso questo discorso dicendo che il dottore Falcone faceva più danno da morto che da vivo. Prego. Sì, noi volevamo capire se, signor Giuffrè, lei è in grado di dare qualche specificazione a questo discorso che abbiamo fatto, e cioè agli interessi che vi vengono toccati, al fatto che Cosa Nostra sposta la preferenza elettorale dalla Democrazia Cristiana ai socialisti, al fatto che viene toccato il santuario per anni intoccabile degli appalti, e cioè vogliamo capire se nei suoi contatti, in particolare con Bernardo Provenzano, lei ha modo di capire quali siano stati le società, i gruppi che venivano toccati da queste indagini. Siamo nel 91 ai tempi, per esempio, del famoso rapporto mafia-appalti, che ad esempio evidenziava una serie di contatti fra società che operavano nell'ambito degli appalti della SIRAP e gruppi di società che provenivano, non siciliani, che partecipavano a quegli appalti. Siccome le ho fatto prima il riferimento alle parole di Falcone sulla mafia che è entrata in borsa e sulle connessioni che allora vi erano fra quei gruppi di società del nord e società che operavano per conto di Cosa Nostra, voglio capire se è possibile indicare qualcosa di più specifico con riferimento a questo gruppo di interessi che veniva toccato. Io andarmi a ricordare ora tutte le imprese del nord che lavoravano in Sicilia mi viene un pochino difficile. E come impresa vi era per ipotesi che, secondo me, da quello che ho potuto capire, ha avuto un ruolo importante all'interno di Cosa Nostra, la siciliana, la Calcestruzzi Spa. Non voglio entrare nei discorsi Ferruzzi eccetera eccetera, che non so assolutamente nulla e quindi non ne vado a parlare. Parlo dell'amministratore siciliano, l'ingegnere Bini. Ingegnere Bini? Che sul finire degli anni Ottanta, cioè la Calcestruzzi Spa, ha cercato di accentrare nelle sue mani tutte le calcestruzze della Sicilia, comprandole, o diciamo, o prezzo di mercato, prezzo, non lo so questo. So questo fatto, perché era interessato altrettanto nelle Madonie, si avevano messo tutte cose nelle mani l'ingegnere Bini, ha autorizzato
da noi, dalla commissione, autorizzato da Salvatore Reina. A termine Merese vi era una calcestruzzo di Pippo Calò. Ci sono state fatte un paio di riunioni con i Gaeta, il cognato di Pippo Calò, per mettersi nelle mani, per comprarsi pure la calcestruzzo di Termini Merese. Poi non so, Pippo Calò è intervenuto eccetera eccetera, forse poi non se ne è fatto niente. Cioè, questo discorso di accentramento nelle mani delle calcestruzze siciliane. Poi inoltre queste imprese che venivano dal nord, Astalde, fatto la diga Rosa Marina a Leonardo, che a me personalmente risulta che pagavano la tangente al territorio a Cacama, non c'era un lavoro, per quello che mi riguarda, che tranquillamente lo posso asserire, che tramite, se non c'era qualche errore madornale, che veniva appaltato, specialmente dei grossi appalti, se non era pilotato e autorizzato da Cosa Nostra. Nascerà il famoso tavolino, nascerà la famosa per Salvatore Reina, che ha detto in commissione altrettanto questo, che serviva per i bisogni di Cosa Nostra. Quindi una sovrattassa, diciamo. Prego? Una sovrattassa, un'ulteriore sì. Tassa oltre... Era 0,80, 0 qualche cosa del genere, che andava direttamente a Salvatore Reina da parte delle imprese, quindi le imprese pagavano Salvatore Reina, il comune dove venivano fatti i lavori e i politici, in cambio lavori e poi tutto il resto che aveva da venire. Con i vari appalti, subappalti, forniture eccetera eccetera. Diciamo che in quel periodo gli appalti erano diventati, ricordo io Angelo Sino, che ormai conosciamo tutti, quando si andava nella sua rivendita di macchine, allora c'era la fila di tutti gli imprenditori che aspettavano di incontrare, e diciamo che erano quelle più piccole, perché sennò quelle più grosse non avevano bisogno di andare da lui, che prendevano, poi lui prendeva ordine direttamente da Giovanni Brusca, e a sua volta Giovanni Brusca da Salvatore Reina. Era tutto sotto controllo, signor procuratore, tutto veniva assegnato, tutto tranquillamente da parte di Cosa Nostra in combutta con i politici. Senta, veniamo signor Giuffre, veniamo a questa famosa riunione. Lei adesso ha gettato le premesse per parlarne in modo più approfondito. È un tema che lei ha già, sul quale lei si è già espresso, ha già riferito ampiamente in passato, quindi non le chiedo nei dettagli delle presenze, perché poi proveremo questo atto anche documentalmente con le sentenze ormai in giudicato. Però le chiedo di riferire innanzitutto il periodo in cui si svolge questa riunione e esattamente l'atmosfera che la precede, ed esattamente quello che poi disse Totò Riina in quell'occasione. Era una riunione, signor procuratore, che io ne avevo fatto 3-4,
3-4 nel senso in questo periodo. E prima di Natale Salvatore Riina soleva riunire la commissione provinciale per la cosiddetta augure di Natale. In queste circostanze che succedeva? Ogni capomandamento passava 10 minuti, come tutta buona parte delle commissioni di Cosa Nostra, con ogni capomandamento, e poi successivamente ci si sedeva su un tavolo tutta la commissione completa, cioè tutti i capomandamenti, presieduto dal capo provincia, che era Salvatore Riina. È stata una riunione che io mi è rimasta particolarmente impressa e mi rimane ancora impressa ora che sono vecchio. Un ricordo indelebile di un clima particolarmente che io non avevo mai notato in una riunione di commissione. Diciamo che il discorso principale è stato quello che si doveva chiudere il conto sia con i politici che con la magistratura, che si erano dimostrate in modo particolare i politici inaffidabili, e quindi doveva si dava inizio alla stagione. Si dovevano chiudere i conti, signor procuratore, con quei personaggi che si avevano i conti in sospese, Falcone e Borsellino, di cui si aveva parlato anche in altre circostanze, degli uomini politici, quale Lima, quale Andreotti, ce n'erano pure per Andreotti, probabilmente, non probabilmente, sicuramente, e con altri politici, Mannino, Andò, Verzini e così via di seguito. Si è fatto semplicemente, diciamo, si è arrivate a chiudere il discorso con Falcone e Borsellino, con Lima, poi c'è stato il suo arresto, c'è stato un allentamento delle faccende, diciamo che tutto il piano, diciamo, principalmente politico, non è andato, non si è concluso, diciamo, non so, non entro in merito, perché dopo l'arresto del Salvatore Riina continueranno i discorsi, come ben sappiamo, fuori dall'Italia, perché c'è stato anche all'interno di Cosa Nostra probabilmente dei ragionamenti che fuori dalla Sicilia non ci volevano tante autorizzazioni, signor procuratore, a commettere fatte di sangue. Ma, scusi, però di questo parliamo dopo. Adesso concentriamoci sulla riunione la cosiddetta riunione degli auguri di Natale di fine 91. Cioè, manteniamoci su quel punto, manteniamo il punto. Nel corso di questa riunione esattamente c'è una, diciamo, un'interlocuzione, ci sono dei contrasti, qualcuno si alza e dice la sua, avallando quello che dice Riina oppure contrastandolo. Esattamente come si svolge questa riunione?
mio procuratore, è una riunione io dove regna il silenzio più assoluto. E avevo alzato il dito io, accanto a me c'era, l'avevo detto e l'ho ripetuto un sacco di volte, accanto a me c'era Raffaele Gancia, mi ha fatto un colpo con il ginocchio e quindi anch'io non ho parlato, magari per volevo uno, cioè non è che ci potevo dire. Io non sono d'accordo, perché probabilmente nemmeno uscivo da là dentro per quello che volevo, ma avere delle delucidazioni, eccetera, eccetera. Ma era poi Gancia, che era più vissuto di me, e se state muto. Cioè, là dentro c'era l'assoluto silenzio, assenzio silenzio, signor procuratore. Una cosa spettrale, non ha parlato nessuno, non niente completamente, una cosa che una giovane del genere non l'avevo mai vista, quindi Raffaele Gancia ed altri che erano più, diciamo, si era ormai cosciente che si andava a uno scontro totale e che era l'inizio della fine per quel periodo storico di Cosa Nostra.